niente, vi stava raccontando un mio amico che ha fatto un sogno qualche giorno fa, e in questo sogno c'era il cantante di questa canzone, sì, il bassista di un gruppo e il tastierista di quello stesso gruppo, che sognava di essere insieme con loro prigioniero su un traghetto che non ho capito se li portava all'Elba o all'Erba. Li portava dell'erba, o se l'erba era già all'erba. All'isola d'erba. L'isola d'erba è bella, in Irlanda tutta verde, sai che bella l'isola d'erba, mi piace. Però con tutti i cani che ti impediscono di essere felice, lo so, l'isola d'erba. Ma perché i sogni sono quel mondo fantastico in cui può accadere tutto, sì, può accadere, sì, qualunque cosa. Io sapevo che i sogni sono desideri, cioè mi hanno insegnato così. Ma come ha fatto questo qua a ricordarsi tutto questo sogno in maniera così distinta? Che ma credo che siano un po' le gocce, un po' le pastiglie. Le gocce di Napoleon. Ma le gocce. I fiori di Bach. Ma le gocce sono proprio gocce, diciamo, non è che dovrebbero essere gocce di qualcosa. No, basta gocce, che tu prendi delle gocce, certo, e va. Anche di Coca-Cola, tipo. Qualunque cosa. Ma basta che non la bevi. Anche durante l'amore. Ah, sì, sgocciolo. Sono gocce. Bello, senti, ma i fiori di Bach non avevano concorrenza, c'erano solo loro allora. Ma guarda, non lo so, lì non si è parlato. Questi sono i fiori di Bach. E Bach. O per Bach. In persona. O per Bach. E non abbiamo ancora cominciato. Io andrei avanti così in una grandissima attesa. Il riscaldamento è questo. Certo. Quando entrano in campo che Bravo. Fanno i passaggi. Poi ma tu lo fai il riscaldamento prima di un concerto? Prima di un concerto mi vanto di non essermi mai scaldato. Poi forse si sente questo. Ma da un certo punto in poi l'ho fatto proprio per partito preso. Anche se oramai alla mia età sarebbe più intelligente. Invece no, non mi scaldo. Ma che tipo di esercizi si fanno per scaldarsi? Sai quelle robe. Esatto. Che sembra che c'hai, con tutto il rispetto, la Tourette. No, perché viene fuori una cosa un po'. Rispetto, ma con tutto rispetto. La cosa bella è che i cantanti, appunto, fanno questa cosa, ma la posso dire una cosa che può essere un po' tranchante, un po' divisiva. Ma il popolo, che non sa un cazzo, sei stato tranchante. Di noi del mondo dello spettacolo, bravo. Sappiate che hanno questa cosa i cantanti. Tu vedi un cantante che magari ha una sua rispettabilità, perché tanti anni di carriera, oppure uno serioso o seriosa, a un certo punto sono nei camerini e iniziano a fare. Esatto. Beh, c'è quell'episodio che mi hai raccontato di una celebre cantante che si riscaldava. Allora, alcune persone, non faremo né il nome della cantante né il nome delle persone, però a un certo punto, pensando di essere simpatici, queste persone gli hanno urlato: allora qua basta a far casino. Ma sì, facciamo un po' di nomi. Era Katia Ricciarelli, urca, in uno spettacolo di tanti anni fa, con il flautista Severino Gazzelloni. Caspita, due nomi importanti. C'erano questi prefabbricati container che ospitavano i camerini, certo, eccetera eccetera, quindi c'era la parete, ma era come se non ci fosse. E quindi dopo che sento all'inizio è bello, allora cazzo, ma perché anche? Perché anche? Perché quello che faceva i vocalizzi era Severino Gazzelloni, e c'era Katia Ricciarelli che col flauto tutta storta. Allora c'è stata la bellissima frase isolata di Katia Ricciarelli che fa: ma è matto? Quanta classe! Quanta classe! Allora, dobbiamo ancora cominciare. Questa è la puntata invernale di Cordialmente, esatto, 4 stagioni. Bravo. E siamo rimasti ancora al mese di alla stagione autunnale. Per rinfrescarvi la memoria, un piccolo riassunto. Cordialmente! Una città dove ci sono tante cose interessanti, ma ce n'è una. E che ora andiamo avanti, Alex? Ce n'è mezzanotte. Una! Qual è? La prima si intitola Una giornata tranquilla. In occasione dello Shabbat, mia nonna Ruth indossava sempre lo Shabbat. Lo Shabbat. Una sera Pollicino sentì che il padre, un boscaiolo cuckold, voleva abbandonare lui e i suoi fratelli. Beh, che ti fa ridere. La chiama una dravanarella, dei nuvoli e zizzabè. Quando si mette a minigonna, da fa mettere in mano un brutto.
Miami, Florida, si è svolto l'11° raduno sciistico riservato agli studenti delle scuole medie della Lombardia. L'archeologo Enzo Pappapronta, esperto di insediamenti antichi della pianura padana, scavando nelle vicinanze di Karate Brianza, ha trovato le rovine di Kung Fu Brianza e Jiu Jitsu Brianza, due città antichissime che insieme a Karate dominavano il territorio durante l'Alto Medioevo. Guarda che non lo sapevano scritte con la C. Dove va? Bellissimo, bellissimo. Sigla! Milano, la città in cui tutti vorrebbero stare, ma che in realtà ne ospita poche di persone, anche se potrebbe ospitarne molte di più. Ma Milano c'ha questa roba che non gli piace, che ci sia troppa gente in giro. Bravo. Per cui cosa fa? Alza i prezzi degli appartamenti, così nessuno viene a rompere i maroni a Milano, perché a Milano gli piace di stare in pochi. Ma quelli lì, sempre quelli lì. Io sapevo, adesso correggimi se sbaglio, che addirittura per un certo periodo ci sono stati dei buttafuori e dei buttadentro. Ma sì, ma tu non ti ricordi quando c'era Big Laura in Porta Romana? Certo. Che non faceva passare la gente, quelli volevano entrare. No come? Esatto, ma se era proprio al casello, lei dove va? No, c'è troppa gente in città. L'area B adesso è quella roba lì. È quella roba lì. Milano, città dove avvengono delle cose incredibili. Infatti, ultimamente è la capitale del monopattino sul marciapiede, una specialità sportiva che verrà presentata, pare, alle prossime Olimpiadi, non queste adesso. Cioè, ma intendi che è una gara col monopattino sul marciapiede oppure l'atleta deve scavalcare il monopattino abbandonato? È un po' più raffinato, perché il monopattino sul marciapiede dà vita a spontanee risse con chi non ne può più di questi rompicoglioni. Allora, ma Milano l'ha trasformato in uno sport. Per cui si è trasformato in wrestling fra pedone e monopattinista, che è uno sport che verrà presentato alle Olimpiadi. Un altro bello sport che io seguo con attenzione a Milano è rider di Deliveroo, Glovo, eccetera eccetera, con bici sportiva senza nessuna luce, vestito di nero, con la bici nero in contromano. In contromano. Di notte, alla notte, sì, a circa 60-70 all'ora, perché c'hanno quelle bici lì, quelle aiutate. Ma con un'espressione serena sul volto. Sì, perché va incontro tranquillamente. Tu chiamale se vuoi emozioni, guidare come un pazzo a fare i spenti della notte. Insomma, Milano è questa cosa qui che non si può raccontare, ma Milano viene raccontata molto bene dalla trasmissione che vanta più tentativi di imitazione, e più tentano di imitare e più lei si fa inimitabile, perché chi ha il coraggio di imitare una trasmissione che va in onda solo 4 volte all'anno e non si sa mai quando? Incredibile. Cordialmente, 4 stagioni. Allè! Bentornati a tutti, bentornato a Faso, bentornato a Sergione, bentornato al Civas. Grazie. Ciao caro, e bentornato a Mengoni, perché a Mengoni. E ci sono stato anche attento a non sbagliare la vocale. Però tu lo stai insidiando, Mangons. Eh sì, perché stasera lo insidierò. Ah, perché canti da sua? Infatti mi chiedevo, perché la canzone che tu canti, essendo una cosa ogni 3 mesi, è proprio una specie di punto fisso che viene messo, no? Cioè la canzone più rappresentativa di quella stagione era stata Annalisa con Sei bellissima, in questo caso Mengoni. Pensavo facessi Lazza. No, non è il tuo genere. Esatto. La canzone di Mangoni è la parola che mi ha sempre fatto schifo. È la, però non Mangoni, cioè non Mengoni. Non la presentazione. La parola. La cartina di tornasole è abbastanza del periodo musicale in corso. Perché è la cartina di tornasole? Me lo spiegate, io non lo so. Cosa fa la cartina di tornasole? Cambia colore, quella a seconda di quello. Quella antica
si fondava su delle previsioni e ti poteva dire esattamente quando torna il sole. Cioè, se c'è brutto tempo, loro guardavano la cartina di tornasole, sulla cartina c'è scritto torna qua. Ma potrebbe essere anche la mappa di un villaggio. Anche guarda, di tornasole. Beh, vabbè, ma c'è anche una marca di yogurt, no? Ho preso uno yogurt tornasole. Ma anche fattorie e cartine. Le fattorie. Sei migliorato lì, non sbagliare. È il canto del cigno. È anche una marca di vini. Guardi, signore, le posso proporre un cantina di tornasole. Bravo, bravo. Questo, secondo me è questo. Oppure potrebbero essere delle cartine che si usano per rollare, tipo le cartine di tornasole. Bravo. È un materiale che ti si riaccende proprio la luce. Sì, è bravo. Oh, tra una cosa e l'altra mettiamo anche della bella musica, per esempio questa canzone che è appena partita degli America. Well, I tried to make it Sunday. Ma è un po' diversa questa versione, cos'hai messo? Un remix con Bob Sinclair? Entravano le chitarre, quindi. Facciamole fuori. Questa qua era la prima take con la solo di batteria alla fine, bellissimo. È quella che preferiva Linus. Dirla. Aspetta, suono che sono originali, suono originali. Manda via Sergio che stanno arrivando i rapper. Facciamo come negli studi dove non si possono parlare. Che non si devono incontrare. I trapper, presto. Via. A noi è successo sul palco. Andate via che arriva Venditti. Ma come? Ma perché? Non vuole nessuno. Vabbè, andiamo via. In quale occasione? Mi mancava. Non me lo ricordo. Una roba tipo Festival Bar. Era un po' come Ultimo a Sanremo, perché che ha fatto le prove da solo. Cioè tutti fuori dal, cioè neanche Ray Charles, no, però quando fa le prove lui tutti fuori, perché si deve concentrare. Che bello già il concetto di Ultimo. Basta, allora secondo me non si è concentrato molto. Lo faccio anch'io adesso. Allora io l'ho già fatto con i social media, diciamo, però lo voglio fare anche pubblicamente, e cioè ringraziare e salutare il collega Lazza che ha avuto parole, devo dire, concilianti. Qua, dove tu sei adesso, c'era Lazza due settimane fa e... Dopo la nostra piccola querelle, che peraltro si era già conclusa, ce l'ha raccontato. Con i messaggini, perché noi cantanti, lo dico, posso dirlo, per il popolo che non sa un cazzo. Sarà contento il popolo che sta ascoltando in questo momento. Che i cantanti si mandano i messaggini. Ma tu con chi te li mandi i messaggini, per esempio? Allora, i messaggini. Facci morire di invidia, allora, dai. Il messaggino più VIP che ho nel telefono è di Matteo Renzi. Davvero? Sì, e a che proposito ti scrisse? A proposito del fatto di darmi buca su una cosa che facevo, un piccolo programma anni fa, interviste, gli chiesi se veniva, lui disse certo che vengo, poi disse no, non posso più venire perché mille impegni eccetera eccetera. PS, sì, posso dirlo Matteo, sono passati tanti anni, PS, eravamo fidanzati poi. Bello. Questo è il messaggio. A me ha scritto Biden. Ha scritto così lui. Ha scritto Biden, però messaggio cancellato. Per errore. E ti è rimasto. Biden. E ti è rimasto il dubbio su cosa voleva comunicarti? No, forse voleva farlo a un altro, poi si è accorto che il numero non era quello. Il mio messaggio più VIP sono le mani operate, il pollice quando scatta, di Ramazzotti. Che quando ho lavorato 3-4 anni fa con lui per una cosa e voleva farmi vedere che era andato tutto bene, quindi vedevo le sue mani squartate. Sì, è vero che l'hanno operato per quello. Però è vero, esatto, finisce esattamente, ve lo leggo, dai. Caro Rocco, non ce la faccio e mi spiace, ma sono mortificato, scusami Matteo, PS, eravamo fidanzati poi. Beh, dai. Ma non Lazza, no, questo, oh, questo... No, però senti, vorrei dire, io vorrei commentare questa fine della del vostro dissing. Peccato. Perché era bello. Era bello. Lo scontro generazionale è sempre interessante. Ma il dissing, a mio avviso, il dissing è una parabola. Cioè, se rimane solo dissing, che due dissano e stop, è sterile. Invece l'evoluzione dal dissing alla pace, poi magari un altro litigio perché allora dai, è però amico di un anche altro, perché dai. Il rapporto non è bello se non è litigarello, come cantava uno. Secondo me è una bella evoluzione del dissing e il pissing. Come finale, come
come segno di pace, uno di fronte all'altro. Pss. Che poi, ragazzi, stiamo parlando di messaggi mandati con un telefono, sono capaci tutti, anche uno con i pollici appena operati. Esatto. Vorrei chiudere con una cosa che chiude tutto. Fai la chiusa. È il passato remoto di Diring. Io conosco uno che mandava dei messaggi in maniera incredibile. Sono passati 3 mesi, voglio sapere se è successo qualcosa, non so, magari la sera di Natale, per l'Epifania, a Carnevale. No, come al solito Linus, io arrivo a poche ore dal nostro incontro, da quando dovevamo venire qua in studio, dico, boh, si vede che stavolta non mi ha mandato niente. E mi arriva una comunicazione che devo andare nel fascicolo del cittadino. Mi dico, cosa devo andare a fare? C'è il fascicolo del cittadino. Nell'app? Nell'app? Io potrei morire. Che bello, io sarà una delle ultime volte che lo uso, perché ho sentito che è verrà rimpiazzato con un'altra cosa. Lo speed. Comunque entro nello speed, faccio con il cittadino, ci sono le varie cose, le tue targhe, le tue auto, sai, c'è tutte le robe. Sì. E poi vedo le tue poesie. Che strano. Cioè, vuoi dire che lavora in via larga lui? Non lo so. C'ha qualche conoscenza. Sta di fatto lì, clicco, track, e c'erano le poesie oggi da scaricare. Però è una sua abitudine quella di mandarti le poesie all'ultimo minuto? Sempre. Perché mi ricorda quello che faceva un grande compositore, Gioachino Rossini. Mi raccontava un amico pochi istanti fa. Anche a me un amico, sì. Gioachino Rossini dice questo, tento di sintetizzare. Per comporre un overture di un'opera in modo che esca tutto il talento del compositore, il metodo è comporla il giorno prima della prima, di fronte all'impresario disperato che si strappa i capelli. In questo modo uno scrive proprio dal meglio. E lui effettivamente scrive le sue overture. Vorrei dire, scusa, prego, approfitto di dire che io possono anche togliere, signori dello speed, toglietelo pure, ma io lo userò sempre lo stesso. Anche perché ho fatto tanta di quella fatica per averlo. Speed, adesso me lo togli. Io non voglio togliere spazio a Hermes, voglio solo fare una chiosa alla questione rossiniana, che è questa. Avendo io essenzialmente voglia di fare un cazzo in generale nella vita, che è una cosa tipica di voi dello spettacolo, perché la gente che non sa un cazzo non lo sa. La gente non si alza la mattina alle 7 per andare a fare un cazzo. Cioè non può arrivare, anzi, a più bravo sei, meno voglia hai. In situazioni in cui avrei dovuto veramente svolgere un certo qualche lavoro e non lo avevo fatto, il mio sistema per farlo è questo: io devo fare una cosa per te, Linus. Sì. Tipo, tu mi dici, scrivi una poesia su di me. Okay. E ti dico, va bene, e non l'ho fatto. Allora cosa faccio? Ti telefono e ti dico, Linus, ho scritto una poesia pazzesca e vengo a fartela sentire oggi pomeriggio alle 3. Così per ti crei l'urgenza. Ma dimmi qualcosa. No. Sappi solo che è una bomba. Clock. E questo metodo funziona? Cazzo, sempre. Parente di quello di Rossini. Ricordi, Linus, 4-5 anni fa la canzone di Natale come c'è stata presentata? Il pomeriggio sarebbe venuto a suonarla alle 3 del pomeriggio. Cioè, esattamente questo è il modo. Ci siamo già passati. Allora, di Hermes Palimpsest. C'è sempre 5 piccole poesie. Se vogliamo strizzare l'occhio all'attualità, Hermes Palimpsestu. Ma guarda che già finita quella roba lì. Sì. No, è già finito pure quello. Io non lo sento. Tolto Diego Passoni, non c'è più da nessuna parte. Può avere un'alternativa. Vabbè, piaga in trasferta. Le locuste si spostano in massa con dei voli low cost. Una scelta perfetta. La performance della gallina fece l'uovo in piedi e ottenne una standing ovation. Bella. Archivio genetico. Per avere informazioni sul proprio DNA bisogna rivolgersi all'ufficio di igiene. Bella. Sono molto puntuali, molto. Curriculum vitae. Sono filettata e fatta di acciaio e dal 1998 lavoro inserita in un tassello per tenere su una mensola. Cioè, questa è la vite che evidentemente stufa di stare lì. Se voglio cambiare un po' di vita, mandami il tuo curriculum. Potrebbe aggiungere, come i miei colleghi sanno bene, e la gente che c'è, certo, che invece
cazzo devo essere? È difficile che lo sappia, padre. Però dimmi se non è successo anche a te. Che ti arriva il curriculum di qualcuno, musicista che propone dei materiali, eccetera, eccetera, e dice: ha studiato sotto la guida del maestro Ennio Cardella presso il Conservatorio. Ha fatto così, ha fatto così, ha partecipato a Canta Estate con un brano che è stato molto trasmesso dalle radio, eccetera, eccetera. E poi sempre, immancabilmente, tra il 2011 e il 2013 si trasferisce a Londra, dove collabora con diverse realtà locali. Poi decide tipo di commercialisti per dare nuova linfa al suo lavoro. Scusatemi. Prego. Il comico, questa è l'ultima, era talmente bello e bravo che scatenava negli spettatori la sindrome di stand up, che è tipo quella di Stendhal, però questa volta ti fa alzare proprio. Molto bello, se avessi occasione di sentirlo, fagli i complimenti. Se posso. Anche la sindrome di standing ovation, che è quella delle galline. È la gallina. Torniamo tra poco, e cordialmente quattro stagioni. Finito. Mi sembra che marci e marci. State ascoltando Radio DJ, cordialmente quattro stagioni. Rotelle che girano. Un grande ritorno. Rotelle di biciclette, rotelle di monopattino, rotelle che vanno. Ci sono anche quelli con una ruota sola che vanno sui marciapiedi. Ultimamente devo dire che il marciapiede milanese è uno dei luoghi più affollati del mondo, credo. Sì. Più di Hong Kong. È un continuo sfrecciare. Gente, è perché ci deve essere una deroga. Quando tu dicevi in apertura che non vogliamo qui a Milano più gente di quanta ce n'è abitualmente, forse nel documento non c'è scritto a parte i marciapiedi. Ma chi lì arrivano? Che questi qui che sfrecciano con i monopattini non stiano arrivando, che ne so, da Lodi o da Casal Pusterlengo. Esatto. Chi lo sa? Esatto. Potrebbe... riescono a penetrare nelle mani. Vado ad aprire, non so chi sia. Yeah. Un attimo. Tanti auguri a te. Nunziata. Ma che è Nunziata? Un'amica di Sergio. Tanti auguri a Nunziata. Grande amica di cordialmente. Ah, ok. Pista di lancio. Se garantisci tu per lei, allora va benissimo. Guarda, se fai gli auguri, allora ne approfitto perché saluto una nostra cara amica che ha compiuto gli anni ieri. Ok. Giangeletta, lei sa chi è? Giangeletta. Con cui potremmo festeggiare con un festival della finizza. Perché lei, capito? Lei sa cos'è, ma ne approfitto, le faccio. Va bene. Avete anche amici con dei nomi normali o no? No. Sarebbe chiedere troppo, credo. C'è un altro amico, Roberto. Roberto che ha fatto l'onore, egli alle Storie Tese, di recitare in pubblico, lui è un attore di grido, una nostra canzone che fa più o meno così. Sentite che meraviglia, sono un noto burattino che non dice mai la verità, sono un pupo senza piscio, ma il geppetto non ci sta, soffro tanto senza pistolino, vorrei molto un cazzo, ecco che il mio babbo me lo fa. Ma sentite la meraviglia di questi versi stupendi, meravigliosi. Sono un nuovo burattino con il mio legnetto novita. Sono ceppo con la ceppa, grazie a ceppo mio papa. Se si china la fata, ti china sempre una forza dentro che neanche io sono lui. Si è svelato delle parole con l'accento. Novita e grazie a Roberto, ma specialmente a Elio Shit Posting, uno dei profili più esclusivi dell'internet. Qualcuno si chiede qual è lo scopo di questo programma, cioè se doveste spiegare in pochi minuti, in poche parole, secondi. Con una sola. Dai. Nessuno. Con una parola sola. Lì non bisogna avere per forza uno scopo, a volte delle cose. Beh, insomma, a me sembrava che fosse anche un po' un mettere, diciamo, un punto. Prima parlavo di Mangoni e delle sue canzoni. Lui certifica praticamente che la canzone che canta è la più bella di questi ultimi tre mesi, no? È la più rappresentativa. Sì, noi facciamo il punto anche da un punto di vista culturale, no? Cioè, in questo momento, per esempio, c'è grande discussione sui termini che si possono usare, su chi è alla page e chi invece è rimasto in un altro secolo, insomma, certo, no? Certo. E quindi per questo cordialmente presenta Linguaggio corretto e inclusivo, che passione! Il repertorio di Elio e le Storie Tese riveduto e corretto
e inclusivo in base alle esigenze di gente max trentenne che si offende, anzi si triggera per ogni cagata e che per il redattore di questa rubrica può andare tranquillamente a fanculo. Allora io vorrei che il redattore di questa rubrica, non so chi sia, ma uno di voi che si espone col petto in fuori, mi spieghi il significato di striggera. Trigger. Allora, triggera. Si triggera. Uno viene triggerato. Oh, mi hai triggerato i maroni. Viene, no, viene triggerato quando un argomento o il modo di trattarlo e o i vocaboli utilizzati per trattare questo argomento entrano nella sua soglia emotiva personale, nel suo true self, perché ultimamente c'è il true self che uno deve scoprire se, cioè uno c'ha il cazzo, però dice no, aspetta, c'ho il true self. Mamma mia, come ha aggiornato Rocco Tanica, però io questa cosa gliela invidio sempre. Allora, se tu dici delle robe tipo guarda quello lì con il cazzo, lui si triggerà, perché dice non necessariamente uno col cazzo è quello lì. Potrebbe essere quello. Adesso in Inghilterra c'è questa cosa, il famoso romanziere Roald Dahl. Certo, quello della fabbrica di cioccolato. Quello della fabbrica di cioccolato e di Miller. E di Matilda e tutto il resto. Adesso viene ripubblicato senza le parolacce. Sì, e quindi il ciccione è una persona in leggero sovrappeso. In leggero sovrappeso, perché ci sono stati dei lettori che hanno detto che sono stati triggerati dalle parolacce. A me piace il termine triggerato, comunque. No, perché noi lo usiamo in altri contesti, non nel contesto anche musicale. Trigger. Cosa significa musicalmente triggerare? Per esempio, sulla batteria si mettono dei trigger che sono. Se la tua batteria ha dei suoni brutti, questi miei sono dei sensori. Ma qui alla fine si parla sempre di sensibilità. Comunque, vedi che alla fine c'è una logica. Alla fine, secondo me, cioè, là come diceva il Viganò in uno dei nostri dischi, diceva, allora la tolleranza va fatta sempre. La tolleranza senza se e senza ma. Perché giudicare una persona dal suo orientamento sessuale, dalle sue preferenze affettive, eccetera eccetera, è una cosa assolutamente discutibile. Sacrosanto. Ok, detto questo, a me due uomini che si baciano mi fanno schifo. Ma che pico. Chi era sto Viganò? Vittorio Cosma. Allora, grazie alle persone abbonate a Twitter che hanno dato questi suggerimenti. Alcuni di questi. Quindi canzoni degli Elio e Storie Tese che cambiano in qualche modo il titolo. Per esempio, la canzone appena ascoltata, che era Uomini col borsello, diventa Persone con il borsetto o borsetta. Esatto. Però cambia tanto. Ma perché chi è che si era triggerato sentendosi dire uomini col borsello? C'era chi? No, era pieno così di gente triggerata. Gente, quando cioè, ha paura del giudizio, tu non hai mai notato, tipo quando in concerto facevamo degli uomini col borsello, vedevi molti uomini facevano. A quello essere triggerato. Che hai un rancorino. Adesso non vorrei sembrare un esagerato, ma io che guardo quelli davanti, a volte ho visto dei borselli che hanno fatto. È lì che ho pensato. Forse perché il borsello non vuole stare attaccato per forza a un uomo. Non pensavo che il borsello potesse triggerarsi. C'è una canzone famosissima che si chiama Servi della gleba, che potrebbe essere facilmente adattata a queste nuove sensibilità, cambiando semplicemente una vocale, aggiungendo un segno. E diventerebbe Servi della GLBTQ. Carla ti amo, pari merito con Carlo ti amo, Jimmy il pediatra pari merito con Jimmy il pedicure, certo. Super boomer. Bella. Fossi fluido. Certo. Grazie alla signora. Facciamo un album. Facciamo come Roald Dahl. Ma ripubblichiamo il pezzo. Dove tu ricanti solo quelle parole lì. Perché Porco Sempione vogliamo parlarne. Porco Sempione, che è un pezzo che condanna quelli che nei parchi, a Porco Sempione in particolare, fischiano le ragazze facendogli cat-calling. Esatto. Storia di un Belimbust. La fobia della donna pari merito con la fobia della persona. C'è un cartello di persone che ha deciso che esatto.
certo. Non vi sto ovviamente a citare le versioni originali, perché sarebbe superfluo, credo. No, però è inattuale. E soprattutto inattuale. Però ricordiamo che quando Elio e Storiettese scrissero la canzone La follia della donna, e c'era un verso un po' controverso, un po' triggerante. Quasi tutto triggerante. Che diceva, cioè, ma sì, ma era una cosa, no, così simbolica, per dire che ci sono degli stilisti in particolare che dicono, diceva, c'è un cartello di Ricchioni che dai, lo diceva la canzone. Poi ha detto, chi è? L'ultimo ad aprire. C'è un cartello di Ricchioni che ha deciso che... Ma perché non fate un cartello di Ricconi? E tu non si immagina dei miliardari che prendono le decisioni? No, ma allora cos'è? Noi presi da un, così, da un senso di professionalità e un po' esteso, diciamo nella sua accezione, chiedemmo a Linus se intercedeva con noi presso Dolce Gabbana. E io l'ho fatto davvero. E l'ha fatto per chiedere a Dolce Gabbana, con una letterina che avevamo preparato, che anno? Se nell'anno nell'anno domini 98, fine anni 90, volevano recitare la frase ciao siamo un cartello di Dolce. Però loro hanno riso molto e mi hanno detto ma non sappiamo se è il caso. Secondo me si erano già triggerati all'epoca. Sapevano dell'esistenza del termine. Allora c'è un passaggio di una canzone che diventerebbe servi della Giblet Plus a tutta birra alcolica, carica di ettolitri di speme. Sì, certo, bella. Ricordiamo perché la speme, molte persone. Secondo me bisogna farlo il disco. La visione della figa da una distanza ritenuta accettabile dal titolare della figa stessa. Sì. Esatto. Perché dice, ma puoi guardare la figa, ma non da vicino, puoi guardarla, cioè lasciamo la distanza che ti viene ritenuta idonea. Cioè, esatto. Quella che negli Stati Uniti è 6 feet, cioè il personal, 6 piedi, 2 metri. Personal space. Dobbiamo farle le versioni. Essere persona che si identifica come donna oggi. Però ci sono 3 piccole eccezioni, 4 anzi, la terra dei cazzi. La cazzona monotona. La cazzona monotona. Monotona, scusami. È ovvio. Sbortubi Abramo. Sì. E Pippa con 3 P. Pippa con 3 P. C'è la canzone. Viva l'Italia. Pippa. Non so che Pippa è difficile da pronunciare, vai. Un po' di Police non mancano mai in Cordialmente 4 stagioni. State ascoltando la puntata della stagione invernale, anche se l'inverno si spera stia quasi finendo. Eppure la batteria di Copland io me la ricordo diversa, non c'era queste... Ma perché questa è la versione originale, e noi siamo in possesso di un casino di versioni originali, perché fra colleghi girano, sì, ci si passa e li mandano le cose via tratto questa, via messaggini. Questa batteria qua che adesso che tu hai sentito stato un po' l'inizio degli scherzi tra perché vuoi mettere questa batteria qua? Perché mi piace, che poi era, cos'era, il secondo album questo, già litigavano, già, infatti 5 chissà come hanno fatto arrivare fino a Synchronicity, pazzesco. Allora siamo vicini alla metà del programma, qualche ascoltatore con i figli piccoli ci dice, ragazzi io devo liberarmi dei marmocchi, ci date una mano a mandarli a letto? Abbandonali! No, dai! Allora noi, in autostrada! Come abbiamo sempre fatto in 30 anni di programma, abbiamo sempre messo a un certo punto una fiaba che aiutasse i bambini a dormire sereni e magari, come si dice, che gli ispirasse anche il sogno. No, perché se tu ti addormenti e ti hanno appena raccontato una cosa, quella cosa magari diventa protagonista dei tuoi sogni. Certo. Ed è con grande gioia che vi presentiamo la fiaba dal titolo Il culo Norberto. Che strano nome. Ricorda molto il suo canto un po' triste. E perché è triste? Perché non sa di essere un culo. Il culo Norberto. In un piccolo e silenzioso paesino di montagna viveva tranquilla una famiglia di spazzacamino. Ma il loro piccolo, non era altrettanto grazioso. I signori spazzacamino lo amavano comunque moltissimo. Il giovane amava follemente buchi molto pelosi. Lo prendevano in giro per questo. Beh, dicevano, scegli i più pelosi. Ognuno ha i suoi gusti, replicava. Si lamentava tutto il tempo. Ma piantala, Norberto,
Norberto era il suo nome. Niente da fare. Norberto continuava a cantare insofferente. Mamma, papà, io parto. Attraverso boschi, foreste, campaste, risaiste e persino il maste. Contro vento e persino nella pioggia. Finalmente giunse nel luogo dei suoi sogni. Ehi, 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 via da qui, ritardatario! Bofonchiò un grosso buco peloso. Scusami, non lo sapevo. Ma che dici mai? Tu sei un culo, proprio come me. Non posso crederci. Anche a te piacciono i buchi pelosi. Ma certo. A quale culo non piacciono? Perché a te no? Io li amo. Anzi, a dire il vero, tu devi essere il figlio di mia cugina Alfreda. Rimani. Preparerò per tutti e tre una bella cenetta di bruchi pelosi. Norberto capì allora di aver trovato il suo posto, anche se nel suo culo aveva ancora il grosso buco peloso. Ma era certo, ne sono certo. Perché Norberto è stato adottato spazzacamino? Perché il culo è un vero artista del crimine. E per questo motivo si dice che è un parassita di culo. Carole King, Jasmine, su Radio DJ, una canzone che forse qualcuno di voi avrà sentito, anche se non ha l'età per conoscere Carole King, all'interno di una puntata dei Simpson, perché c'era il periodo in cui Lisa, la piccola dei Simpson, aveva la passione per il sassofono e suonava questa canzone. Bellissima, sì. Non la conoscevo, bella, ti ringrazio bella. Perché è un gran bel pezzo. Sono qua per questo. Ma non molti sanno che You Make Me Feel Like a Natural Woman, cantata da Aretha Franklin, in realtà è stata scritta da Carole King. Molti lo sanno. Non lo sanno. King di mestiere scriveva canzoni per altri, poi a un certo punto James Taylor le ha detto: giovane, canta per i fatti tuoi. No, ma non sono abbastanza bella. Ma guarda che verranno i tempi in cui non sarà così importante. E infatti sono arrivato. Bravo. Bene, è il momento di una nuova rubrica che nasce adesso, yeah, e che ha a che fare con il mondo, yeah, dello spettacolo. Cordialmente presenta domanda: un giorno le macchine prenderanno il sopravvento? Risposta: sì. Ma anche nell'umorismo tipo cordialmente? Sì, insomma, umorismo creato da ChatGPT per aiutare cordialmente. Conduce, eccoli Linus qua, in collaborazione con ChatGPT. Sì, le macchine. Urca, che paura. Allora, cosa dice un albero quando va dal barbiere? Solo una potatina sui lati. Bello! Bella, bella. L'intelligenza artificiale che si sostituisce agli umoristi di professione. Sì, che poi alla fine magari fa anche più ridere, diciamo. Ma infatti! Perché i giardinieri bevono l'acqua con le cesoie? Perché l'acqua è potabile. Perché i gatti non usano il computer? Perché finiscono sempre col mangiare il mouse. Quando un bambino quando un bambino musicista è felice per un evento apparentemente negativo capitato gli, quando gli mettono una nota. Il bambino è musicista e con le note ci sguazza. Cosa c'è di peggio di un elefante che ti si siede sulla macchina mentre stai guidando? Un uccellino che ti caga in testa mentre stai guidando. È peggio. E la macchina è chiusa, cioè non una decappottabile. Un uccellino. Seguono barzellette aventi come protagonista il cast di Cordialmente. La prima è: Linus, grande appassionato di musica, decise di fare una sorpresa ai suoi amici Elio e le Storie Tese. Sì. Li avrebbe portati in giro in macchina. Mentre erano in macchina, Linus decise di mettere una canzone a sorpresa. A me piace il tempo del il passato remoto. Passato remoto che presuppone una brutta fine. Linus decise di mettere una canzone a sorpresa. Era una canzone di Celentano. Elio e le Storie Tese lo guardarono perplesso e chiesero: Linus, ma cosa c'entra Celentano con noi? E Linus: niente. Ma così ho avuto modo di vedere la vostra faccia stupita per questo fatto di Celentano. Elio e le Storie Tese scoppiarono a ridere e dissero: ok, ammettiamo che è stato divertente. Fine. Finisce qua? Sì, la barzelletta. ChatGPT. Una barzelletta deve, qui do ragione all'intelligenza artificiale, deve creare un habitat, un humus di allegria. Non per forza deve essere. Basta anche che sia.
Piacere. Ma guarda, ce n'è ancora una, volete? Sì, come no. L'ultima. Mangoni, Alex Farolfi e Matteo Curti si fermano in un autogrill. Mangoni dice: mi serve una sigaretta, vado dal tabacchino. Alex Farolfi dice: mi serve un caffè, vado al bar. Matteo Curti dice: mi serve il bagno, vado in bagno. Dopo un po', Mangoni e Alex Farolfi si ritrovano alla macchina mentre Matteo Curti arriva molto dopo. Ma dov'eri? Gli chiedono i due. Sono stato in un bagno sull'altro lato dell'autostrada. Questa barzelletta gioca sul fatto che Matteo Curti è noto per le sue capacità pratiche e gestionali, al punto di avere un'app che consiglia i bagni migliori. Confermi. La barzelletta è finita qui. La barzelletta bella. Era finita prima e questa era la spiegazione. Ok, perché ChatGPT spiega anche. Ah, che bello. Dice perché. Non vedo l'ora che arrivi in quel futuro lì. Anzi, è già arrivato, diciamo. Sì. È già questo. Sera su Radio DJ, cordialmente con gli Elio e le Storie Tese. Pensate che c'è talmente tanta voglia di gratificare gli ascoltatori che le barzellette che ci raccontiamo fuori onda vengono interrotte dal fatto che dobbiamo parlare. Perché se noi fossimo dei maleducati, finiremmo la barzelletta, esatto, e poi faremmo il nostro lavoro. Invece no. Tipo quindi... Radio Popolare che finisce il disco e senti. Ma perché mettono ancora il vinile e ci tengono a farlo sapere. Ma è una cifra quella, scusa. Cioè, una cifra stilistica. Ma io guardate che una volta ero lì e ho visto che è proprio il DJ che fa. È il suo modo di ridere. La canzone in realtà era un file digitale. Chi è adesso? Pronto? Chi è? Chi è che cosa squilla? Chi è? La squilla un telefono che è quello di uno scienziato che l'ha abbandonato. Viaggia il telefono. Siete all'ascolto di Cordialmente Inverno, la radio verità, la radio in cui tutto quello che accade è stato accuratamente pianificato giorni e bravo, giorni compresi prima i finti infortuni per dare l'impressione della diretta. Io pensavo in cui che tutto accade fosse come quando suona il campanello e c'è qualche cosa, un amico, il bradipomissile eccetera, e arriva sull'effetto e aspettavi. No, perché noi siamo in presa diretta in questo momento. Ma c'è, vado un attimo ad aprire. Ancora questa volta a chi? Non mi dire ancora annunziata, sexy. Garimberto? Ma non è un cognome Garimberto? Dipende, si chiama il figlio così. Ancora. Comunque lei è molto sexy. Sì. Non l'ho mai vista in faccia, ma ha una voce. Ha una bella attitudine. Sì, c'ha l'attitudine. Sembra un personaggio del cinema, Gilda, ti ricordi? No? Rita Hayworth, quella di Jessica Rabbit. Quindi auguri a Garimberto Annunziata per questo giorno bellissimo che loro trasferiranno. Questo è un bradipomissile! Bradipomissile, si chiama Garimberto. Dopo tanti anni abbiamo lasciato in sospeso questa informazione. Mi servirebbe Mangoni per introdurre la prossima rubrica, cioè dovresti fare il lavoro che abitualmente fa Elio, le prime tre righe. Cinema e serie TV, le novità in arrivo sul grande schermo e una panoramica delle serie TV imperdibili che pur essendo imperdibili qualcuno se le potrebbe anche perdere. Sì, sono talmente e non tante per questo essere considerata una brutta persona. Bravo, grazie. Bravo. Allora, parliamo un po' di cinema e soprattutto di serie televisive. Partiamo dal cinema, credo. Un nuovo supereroe. Voci di corridoio, i soliti ben informati, anche gli insoliti mal informati, se è per questo, ma anche rumors, bisbigli. Insomma, girano notizie riguardo a un nuovo supereroe della DC Comics, Super Partes, che dovrebbe fare un paiolo così a quelli fighi della Marvel, tipo, che ne so, l'Uomo Ragno, Iron Man, Ant-Man, che adesso va molto di moda, no? Super Partes arriva come un fulmine e appena sente gridare aiuto, ma non interviene istantaneamente, perché prima, giustamente, fedele al suo nome, vuole capire bene che cosa succede. Quindi lui arriva ed è Super Partes. Qualcuno ha già visionato il promo TV in cui si vede il nuovo supereroe in calzamaglie in azione. Due punti. Allora,
Cos'è sto trambusto? Chi è che grida aiuto? Siamo gli impiegati della banca. Aiuto, Super Partes. Ci stanno rapinando. Ok, ok, un attimo, fatemi capire com'è sta storia. Ehi, voi altri, perché state rapinando la banca? Perché siamo rifiuti della società che ci ha escluso senza darci alcuna opportunità di riscatto. Allora avete ragione un po' tutti. Facciamo così: voi date un po' di soldi a loro, tipo metà, e voi altri smettete di rapinarli, va bene? Ok, grazie Super Partus Partes. Se non ci fossi tu. Bravo, l'interpretazione molto bella. A me piace. Guarda che bello, bello. Perché la DC Comics, bisogna dirlo, fa un po' fatica, no? Ce n'è un po' meno di ma d'altronde, da buon italiano, DC. Certo, certo. Capito? Cioè, un po' sempre, DC e Comics è un esatto, po' uno simbolo quasi, che no? Cercano, beh, lui è perfetto, lui è perfetto, lui è perfetto DC. Però DC Comics. Vi dico, cioè, qual è secondo me il supereroe mio preferito. Vai, di tutti cioè, i tempi. Sì, 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 cioè Iron Man, cioè Superman. C'è Spider-Man, sì. C'è Ant-Man, sì. Il mio preferito è Man-Man. Ah, c'è l'uomo-uomo. Bellissimo. Più macio di che tutti. Non fa cose spezzate. Fa il vero uomo. O se no c'è anche Woman-Man. 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 Serie TV. Che nodo. La serie di Obi-Wan Kenobi. Quindi lo spin-off di Guerre Stellari. La serie TV che i cultori di Star Wars, minchia, non sanno cosa si sono persi se non l'hanno ancora vista. Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi, interpreta appunto il maestro Kenobi in esilio su Tatooine, dove lavora come un camallo di Genova ed è diventato un inetto che si fa chiamare Ben. Ma arrivano i cattivoni dell'impero, il grande inquisitore, la terza sorella e il quinto fratello. Poco importa se nessuno li ha mai sentiti nominare in 40 anni di saga. Vi basti sapere che probabilmente preannunciano l'arrivo del primo nonno e della seconda zia, due terribili Sith che potrebbero vedersi nella seconda stagione. Come al solito, la principessa Leila bambina viene rapita dall'impero e chiama in soccorso Obi-Wan Kenobi che la salva, ma sulle loro tracce c'è niente meno che Anakin, cioè Darth Vader, il cui unico scopo di vita è uccidere il suo vecchio amico. Imperdibile il duello fra i due rivali che si lanciano pietre giganti usando la forza come fossero due ragazzi della via Pal dello spazio, poi si menano a pugni e spadate laser. Non vi diciamo di più per non spoilerarvi tutta la storia, sappiate solo che alcuni telespettatori, dopo aver visto la serie, hanno scritto a George Lucas implorandolo di riprendere in mano le redini del progetto Star Wars. La vedo un po' come un giudizio di parte, no, questa. Perché siccome accadono delle cose molto particolari, suggeriamo di guardarlo per vedere dove si può andare con la fantasia. Sì, tu stai un po' prendendo in giro il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, che poi questo qua tutta la vita a fare, diciamo così, del bene agli altri, ma avrà qualche piccolo passatempo, avrà qualche hobby. Esatto, bravo, ma che da hobby puoi comprare un sacco di roba per il sai quanti hobby ha? One. Almeno One è quello che nomi, poi gli altri, non lo so, se vuoi andiamo avanti così. Oh, disinnescati quando è troppo, ragazzi. Mai. Sì, il cigno che è dentro di me ormai non smette più di cantare. Che dance, senti che sound. Lowdown, Boss Keggs su Radio DJ, un classico della musica easy listening di fine anni 70 che andava molto, l'easy listening, che come concetto adesso, come fai a far ascoltare dell'easy listening alla gente? Sì, l'ascolto facile, di fatto. Bella la barzelletta. Bella, no, perché dopo l'abbiamo finita esatto, durante l'aspetto anche. L'easy listening è un po' come attualmente c'è ancora negli Stati Uniti l'adult FM. Sì, sì. Che sì. Sembra quello che ha i contenuti espliciti, invece vuol dire un po' come le, come si chiama, le jokes, le barzellette dei genitori. La musica per genitori. Allora c'era la elevator music, che era la musica d'ascensore. Kenny G era il principe di quel genere. Più. No, ci sarà ancora. Ah, speriamo. Però a me piace tanto quando sento le versioni. Ieri ho sentito una versione di Miss You dei Rolling Stones. In un ristorante. Al ristorante. Certo, perché il problema è che questa volta era un po' più subdola la programmazione, perché alcune canzoni erano originali e poi partivano queste cose in versione, diciamo, centro estetico. Esatto. Sì, quelle dei centri estetici. Però scusate, io qui ho incocciato nel genere, credo, più bello, più vediamo interessante, più che se non avete ascoltato vi invito subito di andare a ascoltare, è un tale Tom Media.
lui si chiama, si autochiama Tom Media, ma credo che sia un jazz fatto da un'intelligenza artificiale. Okay. Non è che, che è Mangoni, magari, no? Che non è uno che suona, okay, ma solo delle note. Ma è solo musica? Sono meravigliose, perché se tu sei al ristorante, in una prima fase tu senti il solito jazzetto un po' da sottofondo, ma se ci fai più attenzione senti delle cose meravigliose. Dovete assolutamente ascoltarlo. Io Tom Media. Io mi accodo a Tom Media per citare, no, anche per avvertire i gestori dei vari luoghi, ristoranti, cose così. Attenzione, perché sta per essere formata un corpo di polizia segreta, quello non ufficiale, che entra contro i violentatori di canzone. Sì, che entra nei locali che trasmettono il genere che adesso vi darò e picchiano tutti, anche i clienti, che quindi comincia a serpeggiare. Perché, perché incauto a bravo, cena. Esatto. Incauto ascolto. Incauto ascolto, il bravo. Il genere è playlist di canzoni celeberrime fatte un po' a bossa nova. Sì, ma cioè, certo, no? È quella roba lì che dicevo prima, centro estetico. I'm gonna highway to hell. Esattamente quello che volevo rappresentare. Way to hell. Sì, sì. Mi dispiace trovarti così chiuso, perché quelli innanzitutto sono gli originali. Le cover le hanno fatte. Che poi voi che siete gente di mondo, tutto è cominciato con il Buddha Bar, no? Bravo. Alla fine. Che se ci pensi, il Buddha Bar, che bar è il Buddha Bar? Andiamo ancora più indietro, è cominciato tutto con Buddha. Ma no, ma che Buddha ci è rimasto male quando gli hanno detto che ha fatto un bar col suo nome? Fatelo un bar con un altro che poi vi vengono a prendere. Se avete coraggio, che Buddha è uno tranquillo e non si incazza mai. Io sono andato una serata. No, meno male che c'era il bip sopra e non si è sentito. Comunque ricordatevi sempre che sono persone, non offendete. Scusa Alex, dobbiamo stare attenti anche ai nostri figli e a tutto il resto. Insomma. Vabbè, mettiamo un bel documentario, dai, che parla di cinghiali. Il cinghiale appartiene alla famiglia degli amuri. Il cinghiale è la forma selvatica e il maiale quella addomesticatica. I cinghiali sono animali molto procicli e in anni particolarmente miti, con abbondanza di cibo, si avvicinano alle femmine da fine ottobre a gennaio. E la femmina può pertanto dedicarsi in tutta tranquillità, strofinandosi con vigore. Prima massaggia le mammelle e poi comincia a succhiare avidamente, con vigore e strofinandosi con vigore. Tutto è apparentemente tranquillo, ma il pericolo è sempre in agguato, come ad esempio in alcune zone alpine il gallo forcello. I cinghiali hanno una dieta molto varia. I cinghiali si cibano infatti di radiveri, tuci, erberi, ghianderi, ma anche di uova e di uccetti, vermi e perfino anfibi e rettili, ricoperte da zoccoli. A differenza di altri ungulati, i cinghiali possono superare i 25 cm di lunghezza, anche se non sono del tutto visibili, di norma inferiore ai 10 cm, mentre i maschi, più vagabondi, possono superare i 500-700 ettari. I giovani sono per dimensioni e aspetto molto simili ai lombrichi, ma si differenziano da questi ultimi per la tipica livrea giallo-dorata ricoperte da zoccoli. Mentre i piccoli si nutrono di grossi sassi, la madre, guidata dal finissimo olfatto, si sta inoltrando nel bosco strofinandosi con vigore. Presenta infatti un'estremità piatta, ricoperta da una sorta di mucosa nuda e umida, sostenuto da una muscolatura potente e da un pelo muta in seguito colore, passando dalle tonalità rossicce dei giovani al grigio nero degli adulti. Non ho più niente da scrivere. Questo voglio, faccio di tutto, dico di tutto, scrivo di tutto, di tutto, di tutto. Fa
faccio di tutto. Se vi è venuta la curiosità di sapere di chi era la voce di questa canzone, aia, avreste dovuto forse capirlo, ma ve lo diciamo lo stesso perché siamo dei bravi ragazzi. Questo è il disco nuovo di Tricarico. Tricarico, sì, che sì, ha una voce che a me piace particolarmente perché non esibisce mai. Cioè è sempre in, trattenuto. È sempre trattenuto, a parte qualche volta che magari ci dà dentro e si arrabbia, eccetera. E a me piace un casino sta canzone. Allora, tra poco c'è Elio che ci racconta che cosa esattamente. Come al solito, persone che sono nate qui, ma che tu non l'avresti mai detto. Urca. Non l'avresti qui mai pensato. Ma come a qui? Milano. A Milano, siamo a Milano. Qua. Milano è il centro di tutto. Sì, Milano è dove succede tutto, no? Poi c'è ancora che storia Channel. Porca vacca. Perché insomma la gente vuole sapere di questi personaggi leggendari. E poi c'è il karaoke di Vangoni. Perché si fosse appena posto in ascolto, ricordiamo che la canzone di questa sera è la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Come sempre, quando una canzone ha molto successo, è chiaro che si vada a esplorare anche sue nuove versioni e arrangiamenti. Comunque, diciamolo a tutto, scusa Leone, la canzone che vincitrice di Sanremo finalmente in una versione cantata, certo. Tu mi insegni, ecco. Mangoni che canta Mengoni, certo. Da che no, mondo si mondo, arriva alla summa suprema di tutto. Voglio aggiungere che l'ultimo Mengoni cita ma pesantemente Mangoni, non so se ci avete fatto caso. Io l'ho sentito particolarmente nella versione di Let It Be Cover, lì proprio ho detto c'è Mangoni, poi invece era Mangoni, ma stai distratto. Allora io, per accorgermi che non era Mangoni Let It Be, ho detto no, aspetta, col vestito lì di pelle di Versace, eccetera, no, non so, era quella sera col vestito di pelle, aveva sempre gli abiti di Versace durante aveva una sera molto Village People. Sì. E lì ho detto cazzo, Mangoni, ho detto no, dovrebbe avere. Ma guarda che se tu aprivi quel giubbotto di pelle, sotto c'era la S di Super Giovane. Perché Super Giovane ovviamente è sempre un po' nascosto, ma c'è dentro. Certo. Vabbè, tutto questo accade fra un paio di minuti, poi sarà l'ultima mezz'ora fino alla fine. E alla fine finiscono tutte uguali le canzoni accordialmente, non capisco perché. Ma perché questi sono i tipici suoni degli anni Ottanta, sai, essendo i Boston, signore. Diciamo, il loro primo disco c'aveva questi suoni, poi dopo. Amanda era il titolo di questa canzone, come diceva Elio, il gruppo che l'ha appena cantata era quello dei Boston. Mi chiedevo, a Boston, in Massachusetts, quanta gente famosa sarà nata? Tanta, immagino, no? Parecchia. I Boston, prima di tutto. I Boston. I Cars, che erano di Boston anche loro. Anche loro. Sì, i Celtics. Bravo che sono di Boston. e qualcun altro. Però è niente in confronto a quanta gente importante è nata a Milano. Ah, Prego Aragone, al voto! Va ora in onda! Volevo aggiungere solo che quando giocano a carte a Boston, cosa fanno? Tutto a Boston. No, c'è la famosa calano bar. L'asso di Boston. Boston. Vabbè, senti sotto il saloon che si impazzisce. Va ora in onda la rubrica persone nate a Milano che non l'avresti mai detto e che quando te lo dicono dici ma cosa mi dici? Non l'avrei mai detto. Sì, perché sei talmente stupito. Persona numero 046713, Buddha. Ne parlavamo poco fa. Ma l'ho visto, aveva un bar qui dietro. Esatto, vedi. La famiglia, certo. Antonio Buddha nacque a Milano nel 1462. Inizialmente era molto, molto magro, ma proprio magrissimo. Era pelle e ossa. Antonio Pelle e Ossa Buddha. Detto pelle e ossa Buddha. Pelle e ossa Buddha. Poi fece una cura ricostituente e piano piano riuscì a mettere su qualche chiletto. Poi ci prese gusto e a un certo punto perse il controllo della cura, diventando il simpatico che tutti. Dai, ma ti sembra il modo per definire. È così. Contrariamente. Meno male che c'erano un sacco di beep, porca miseria. Meno male. Ma ti ha triggerato questa cosa? Un pochino. Ah, ok. Sì, mi spiace. Dici che triggera?
Papo, ma no. Simpatico Panzone, scusa. A parte che tu ti stai riferendo al primo Buddha, perché poi sai che ce ne sono degli altri no, Buddha. C'è tutto, ma questo è l'unico Buddha che è nato lì. Okay. Ah, questo, cioè, il più vecchio. Io so, il più antico. Questo. Poi che anni? Non so se ci sono degli altri Buddha. Anni? 1462. Ma è un altro, è l'omonomia. Contrariamente a quello che tutti pensano, non fu Buddha a inventare il buddismo, ma il più grande inventore di tutti i tempi. Era? Leonardo da Vinci. No, pure quello, anche della religione. Ha inventato tante cose e ha inventato anche il buddismo. Coevo di... Leonardo era nato 10 anni prima, nel 1452, ed era molto amico di Buddha, che lo considerava una specie di fratello maggiore. Finì che Leonardo inventò il buddismo... scrivendolo come fa sempre lui all'incontrario, cioè Om Sich Dub. Sai che lui c'è tutta... certo. Om Sich Dub. E alla fine erano gli amici di Buddha. Esatto. Il buddismo. E siccome non sapeva cosa farsene di questo Om Sich Dub, lo regalò al suo amico Buddha. Il Nam-myoho Renge Kyo invece fu inventato moltissimo tempo dopo dal secondo più grande inventore di tutti i tempi, Thomas Edison. Ah, beh. Nato a Milano anche lui, sì, ma questa è solo una coincidenza. Finito. Finito? Sì, finisce qua. Volevo dire. Ma no, ma con due bombe. No, per che carità. Il buddismo l'ha inventato Leonardo e il Nam-myoho Renge Kyo l'ho inventato Edison. Io ho avuto la sensazione che tu abbia scoperto queste cose. No. Elio. Vedi che non aveva considerato. È come il famoso equivoco del capro espiatorio che si ritiene essere una tradizione, un racconto biblico, e invece l'ha inventato Tesla. Ma pensa, insieme alla bombina, ma pensa a te. Comunque no, volevo dire che di Leonardo, che è fenomenale, se andate a Milano alla Pinacoteca Ambrosiana, sì, c'è il codice atlantico, sì, certo, dove vedete tutti i lavori e lo espongono ogni tanto, non lo espongono sempre. Non c'è sempre, tra l'altro io ci sono andato anni fa e mi sono messo a rompere i coglioni perché non si leggeva un cazzo. E allora mi ha detto no, perché le luci lo rovinerebbero. Sì, ma se non c'è, ho capito, se non si riesce a leggere, scusa. No, questo per dire che fra le tavole, quelle, sai, l'anatomia dei volatili, oppure la leva per sollevare i tronchi, eccetera, c'era il progetto di motorino per andare in due, di ma anche il monopattino in due e Buddha. Ma se lo giri bene in un angolino di una pagina, perché tu sai che lì faceva sì, c'è il buddismo. Pazzesco, c'è il buddismo. Ma sai che ho avuto come la sensazione che tu avessi scoperto queste cose proprio pochi minuti prima di andare in onda. Sai quelle scoperte che si fanno proprio all'ultimo istante, proprio, no? Sono quei lampidi di genio improvvisi. Mettiamo ancora una canzone bellissima, poi alla fine di questa canzone, per tutti quelli che lo stanno aspettando, c'è il momento di Che Storia Channel, solo a Cordialmente. Che storia questa canzone, che storia questo programma, che storia Channel, è il momento, che storia Channel, ovvero se te lo sei perso anche stavolta probabilmente hai avuto un sacco di cose a cui pensare, sì. Magari eri un po' giù di corda perché il tuo smartphone è modello vecchio, ad esempio, oppure la tua nuova BMW non è cabrio. Pensa, magari. Oppure hai pochi followers, può succedere. Sì. Insomma, hai dei problemi tosti e noi ti capiamo e ti siamo così vicini che ti ripetiamo tutto con amore. Grandissimo. Ti piace perché sei vicino? Sono vicino. A parte a me adesso. Ai dolori delle persone. Sì, no, ai dolori delle persone e principalmente del popolo. Bravo, diciamo, del volgo. Non sa. Che lo sanno, cioè, cosa ne sanno loro? Che soffre in silenzio perché non sa. I 2000 volgo. Allora, prima notizia, primo riferimento. Insomma, i due archeologi papuani, qui dell'isola di Papua, sì, Nuova Guinea. Credo, esatto, credo. Sì. Francisco Salagadula e Pablo Magicabula, effettuando degli scavi nel sito di Cook in Nuova Guinea, appunto, hanno rinvenuto un primordiale impianto idrico che risalirebbe ad oltre 9000 anni fa. Salagadula e Magicabula sostengono che questa scoperta avvalori la tesi che sotto la Nuova Guinea si trovino i resti della vecchia Guinea. D'altronde dove la vai a cercare? Dall'altra parte. Non è una teoria controversa, qualcuno dice non è vero, non ci sono. Allora l'eminente studioso portoghese Furio Caballo del Uesto, sì,
Massima, chiedo la conferma della pronuncia. Caballo de Westo. Massima autorità nell'ambito della storia degli Unni ha scoperto che gli Unni giunsero in Europa nel IV secolo insieme a un popolo minore, gli altri. Gli Unni e gli altri. Gli Unni e gli altri inizialmente si dividevano pacificamente i compiti, poi deve essere successo un casino degli altri. Non è rimasta traccia. Già degli Unni c'è pochissimo, non ma degli altri zero. Ma sapete che nella lingua degli Unni, cioè l'unno, è una roba che fa abbastanza ridere. Ci sono tipo quattro parole. Bello. Quelle che hanno trovato. È comica come cosa. Che era uccidi. No, tipo uno è una bevanza. Vaffanculo. Beh, erba anche c'era, perché dove Attila. C'era una cosa. Posso dire una cosa? Mi è venuto in mente con la Guinea. E sono stato nella città americana con gli edifici più bassi, proprio un posto che non diciamo, qual è? Qual è? Vecchia York. Old York. Nel 1997, dopo il grande successo mondiale dei My Little Pony, la Hasbro lanciò sul mercato i My Little Penis. Si trattava di una collezione di piccoli popparuoli barzotti di tutti i colori: rosa, mulatto, mandingo, rossiccio, beige, che avrebbero dovuto fare impazzire i bimbi di tutto il mondo. Ma com'è, come non è, non è vero successo. È un'idea bellissima. My Little Penis. Sì, ma è andata. È presto. Secondo me arriverà. Io cantavo la canzone, mi ricordo. Vola, mio mini pene, vai, vola. Ciao Wei Come Hua, il maggior storico cinese vivente. Sì. Ha scoperto che durante gli anni 70 il governo cinese infiltrava degli agenti segreti sotto copertura nelle manifestazioni sportive internazionali. Per esempio, il giocatore di poker Chong Ful e il più grande ostacolista cinese Chin Chan Pai, che erano due spie proprio mandate da lui, che ricordo si chiamava Chao Hue Come Hua. Me li ricordo infatti erano sempre ultime, infatti, ma come, perché competono questi qua? Erano delle spie. Conoscevo la figlia io, uè bella raga. Ma non c'era anche Furguncini, quelli erano il ministro della scusa ministro. In India infuria la polemica fra il santone Mi Piace la Fic, di cui spesso parliamo. Sì, certo, perché lui, per quanto sia santone, spesso comunque si arriva agli onori delle cronache. E il giovane santone, il suo discepolo, Mi Piace il Buso. È Buscio. Mi piace il Buscio. Che lo accusa di diffondere nel tempio una disciplina ormai obsoleta. Mi Piace il Buso sostiene che lo shazzo di Mi Piace la Fic sia ormai superato, perché è rivolto esclusivamente alle sacerdotesse, mentre ora è tempo di insegnare lo shazzo Busdelk. Shaz Busdelk, che va bene per tutti i discepoli indipendentemente dal sesso biologico. Una canzone meravigliosa. Avrei voluto essere in macchina per poter alzare il volume della musica e potermela sentire senza avere voi intorno. Che rompevamo le balle, i santissimi Carolinus. Pino Daniele con una canzone di molti anni fa, l'assolo del sassofono è di Wayne Short. Wayne Short, scomparso settimana scorsa. Assolo di sassofono, voglio dirlo, che mi aveva fatto notare l'amico Feyez dicendomi: ma senti come suona questo, che è un grande jazzista, con Pino Daniele che invece di suonare sax sembra che parla. È bellissimo. Bene, allora siamo pronti per l'ultima chicca di questa serata, che come sempre è il karaoke di Mangoni. Beh, che si era eclissato negli scorsi minuti, per un po' non l'avete sentito perché come sempre insomma va a ripassare. Sì, un ripassino finale. Se ti senti a posto adesso. A posto. C'è qualcosa che vuoi dire prima della canzone? No, non devo dire niente. Hai incontrato problemi? Un amico, per cui ringrazio Marco che mi dà questa opportunità. Bravo. Titolo della canzone? Due vite, la canzone che ha vinto Sanremo, da Mengoni a Mangoni su Radio DJ. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri, le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.
Siamo libri su un pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembra una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale e meno male. Se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli e ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagerà. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita, tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite. Madonna, interpretazione! Sì. Poi, ma l'hai proprio sentita dentro, bravo! Finalmente mi è arrivato, questo grande pezzo, perché non mi arrivava. Ma sai che è la cosa più bella che hai cantato in 30 anni di Cordialmente? Grande. Ma ti faccio questo esempio. Facciamo che la canzone originale è un uovo, sì. L'interpretazione di Mangoni è il becco dell'uccellino dentro che fa schiudere l'uovo e, Madonna, quanto romanticismo. E la vita trionfa. Guarda, meraviglia. Per me è stato anche di più come impatto, è come l'uovo di Alien. Sì, e ti sei attaccato in faccia. Ma bello, sono contento. No, fai te. Cosa lì, però bella. Esatto. Allora, questo che avete ascoltato era la puntata invernale di Cordialmente 4 stagioni, ne manca, la prossima sarà la puntata primaverile, il che vuol dire che non vi diciamo la data adesso, ma sarà sicuramente entro il 21 di giugno. Ma una domanda. Ma prego. Ma la replica, quando va in onda? C'è ancora la replica? No, però ogni tanto così, alla cazzo. Si mette così. Ma c'era la replica. Il concetto. Di replica. Buonanotte. Finita, basta. Lino, buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, Lino. Guardate là, buonanotte, saluto. Oh yeah, oh yeah. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Oh, ciao, 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 ciao. Bravo, bravo, bravo. Ciao, 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 arrivederci, ciao.